Il comune di Erbusco, in provincia di Torino, vuole sfrattare due centri anziani. I centri di Zocco e di Erbusco hanno avuto infatti l'ordine di lasciare le strutture entro 10 giorni. Il motivo di un provvedimento così drastico è la mancata sottoscrizione della concessione in uso dopo aver vinto il bando di gara. Una formalità burocratica a cui i pensionati hanno replicato. La mancata sottoscrizione deriverebbe da un'altra mancanza che viene dall'amministrazione comunale, che non avrebbe quindi provveduto al rimborso delle spese per la copertura assicurativa, come disposto dalla legge. Gli anziani hanno evidenziato che la Giunta ha da anni contrastato la loro attività e richiedono il rispetto di questa norma. Il sindaco ha replicato che questa contesa ha un retroscena politico, mettendo in luce il fatto che sono state concesse ulteriori possibilità di sottoscrizione all'associazione, che però non avrebbe mai adempiuto e provveduto a confermarle. In ogni caso, la vicenda può avere un forte impatto sulla vita stessa degli anziani nel comune in provincia di Torino, che come ogni parte d'Italia avrebbero bisogno di spazi adeguati e dignitosi per la propria vita sociale. L'invecchiamento attivo è un interesse di tutta la comunità e le istituzioni devono fare il possibile per realizzarlo.